Voglia di sole? Voglia di mare? Per le tue vacanze, goditi l'estate. Scegli lidi e camping della Riviera di Minturno. Troverai confortevoli strutture balneari, attrezzate con servizi di ristorazione in spiaggia, area bimbi, solarium e zone relax, scuole di vela ed una vasta scelta di sport in spiaggia. Aree camping attrezzate con bungalow e discesa a mare. I lidi e camping della Riviera di Minturno ti offrono svago all'aria aperta, serate con eventi ed animazione per bambini. Vieni a trovarci o visita rivieradiminturno.it. Benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione, in studio Andrea Conte. I titoli di questa nuova edizione: ITRI, Papa Francesco, i primi 100 giorni, il convegno presso la chiesa di Santa Maria Maggiore, tenutosi domenica 7 luglio alle ore 19. A Cori, lastre di internet abbandonate nel bosco, e anche a Minturno sono ritrovate lastre di Ethernet abbandonate, ma questa volta su una strada sterrata in località sita fra Fontana Perrelli e la Dogana. Fondi, scontro in località Salto di Fondi, 3 auto coinvolte e 6 feriti. Ancora da Fondi, fiaccolata in memoria delle vittime della strada, 5° Memorial Federico Rizzi. Gaeta, Capitaneria di Porto e Polizia Provinciale a Sant'Agostino, la rabbia degli operatori del posto. ITRI, incidente sull'Appia sotto il ponte ferroviario che conduce da Formia verso ITRI. Minturno, festa della famiglia al Parco Recillo. E ancora da Minturno, il Comitato Dragut e Italia Nostra organizzano per il 20 e il 24 luglio un tour archeologico tra i resti di Minturno e il centro storico. A Fondi, in manette un 24enne spacciatore di eroina. Gaeta, invece, ultima notizia per questa edizione: turista in shock anafilattico per la puntura di una rana pescatrice. Iniziamo da ITRI, a cura dell'Associazione Maria Santissima della Civita del Comune di ITRI e della Proloco di ITRI, domenica 7 luglio 2013 alle ore 19 presso la parrocchia di Santa Maria Maggiore si è tenuto il convegno Papa Francesco i primi giorni. All'evento, coordinato dal dottor Orazio La Rocca, giornalista vaticanista del quotidiano La Repubblica e collaboratore del settimanale L'Espresso, hanno preso parte Pippo Baudo, conduttore TV, padre Enzo Fortunato, direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi, Carlo Di Cicco, vice direttore dell'Osservatore Romano, Salvatore Mazza, giornalista del quotidiano Avvenire, presidente dell'Associazione Internazionale Vaticanisti, e anche Gianni Valente, biografo del cardinale Bergoglio. Ha presentato l'evento Antonio Fargiorgio, presidente dell'Associazione Maria Santissima della Civita. A conclusione del convegno si è avuta, come ogni anno, l'ostensione del quadro della Madonna della Civita in Piazza Incoronazione, che aprirà così il periodo di festeggiamenti in onore della Santissima Patrona della città di ITRI. Vediamo il servizio di Simona Giunta e Maurizio Rata, le riprese sono di Paolo Parasco. Volto storico della televisione italiana, Pippo Baudo qui ad ITRI per i primi 100 giorni di Papa Francesco. Cosa la porta qui a parlare di un grande uomo che da poco già ha cambiato il volto della Chiesa? Beh, innanzitutto ha già detto tutto lei. La ragione è sufficiente e notevole. C'è un fatto nuovo che è nato nel mondo della Chiesa Cattolica, ma non solo, delle Chiese di tutto il mondo. È un fatto storico. Poi la presenza anche di due papi, di un ex, di un papa regnante, rende tutto molto insolito, nuovo, innovativo e soprattutto rivoluzionario. Io poi per caso domani chiudo la mia puntata del viaggio e la chiudo proprio parlando di religioni e di contrasti e contatti e collisioni con le varie religioni.
quindi mi trovo, diciamo, sull'argomento. Ora, l'idea di discutere questo fatto mi ha particolarmente eccitato, perché penso che come uomini liberi di un paese, del mondo, abbiamo il dovere di occuparci di questo fatto nuovo, che indubbiamente creerà delle note positive, delle cose positive, anche se immediatamente qualche scompiglio lo creerà. Ecco, adesso va quasi di moda, no? Che personaggi della televisione, comunque famosi, raccontino i propri percorsi di fede e i propri percorsi religiosi. Lei più volte ha affrontato questi temi anche tantissimi anni fa, quando andavano poco di moda. No, ma io ho un'educazione religiosa intima, cattolica, insomma. Io sono stato salesiano, io ho cominciato a recitare negli oratori dei salesiani, insomma. Quindi ho mantenuto sempre un rapporto di grande continuità tra la mia coscienza e la coscienza appunto cattolica, e quindi questo fatto mi colpisce in maniera notevole ancora di più. Ecco, un'ultima domanda: adesso siamo nell'epoca della globalizzazione, dei fatti materiali per eccellenza, degli oggetti, del denaro, no? Del dio denaro, e invece la fede sembra essere sempre di più riscoperta in maniera semplice. Lei cosa si sente di dire? Mi sento di dire, prendendo a pretesto quello che ha detto Papa Francesco, cioè di non badare più al soldo. Oggi ha detto addirittura: non usate macchine di lusso, e invita proprio all'austerità, a un contegno un po' più moderato, e questo esempio deve partire proprio dalla Chiesa. Per il convegno qui a Itri, in nome dei primi 100 giorni di Papa Francesco, interviene anche Padre Enzo Fortunato, che è il portavoce dei frati conventuali di Assisi. Il motivo della sua presenza qui, ovviamente legato alla figura di Papa Francesco, ma come mai porta qui la sua testimonianza? Beh, intanto perché siamo stati invitati, a voi soprattutto perché sto pontificato si lega, direi in maniera indelebile, alla figura di Francesco d'Assisi. E abbiamo detto fin dal primo giorno dell'elezione che questo nome, la scelta di questo nome, ha una densità spirituale, una densità antropologica e una densità programmatica. Spirituale perché richiama lo stile di Francesco, poi direi programmatica perché Francesco d'Assisi è concreto, e quindi il Papa sta facendo vedere in questo tempo di parole come si agisce, cioè è la vita che deve parlare, le azioni concrete. E poi una densità antropologica, perché Francesco è amato da credenti e non credenti, e credo che la stessa cosa sta avvenendo attorno alla figura di questo Papa, amato, stimato, voluto bene dai credenti, ma guardato con attenzione anche da coloro che non credono. Ecco, quindi ci troviamo davvero in un momento significativo della storia, credo porterà una nuova primavera nella Chiesa come l'ha portata Francesco d'Assisi nel suo tempo. Uno stile di semplicità e di sobrietà che sta caratterizzando anche il papato e l'intera Chiesa, che molte volte anche agli occhi dei non credenti non sono stati molto fedeli a questo stile di sobrietà e semplicità. Voi che vivete invece questa regola di vita che vi ha lasciato Francesco, cosa ne dite? Ma diciamo che ci troviamo bene, ecco, questo Papa, potremmo usare un'immagine, lo sentiamo molto vicino, ma soprattutto sentiamo vicino l'anelito verso la gente, verso gli ultimi, verso un mondo dimenticato, e questi 100 giorni simbolici che ci trovano qui, ecco, aprono anche a quella che è domani una giornata storica, Lampedusa. Ecco, Papa Francesco è partito dagli ultimi, è partito dai cosiddetti lebbrosi contemporanei, e penso a Francesco d'Assisi che è partito da un lebbroso. Siamo col vice direttore dell'Osservatore Romano Carlo Di Cicco. Ecco, dal suo intervento durante il convegno sui primi 100 giorni di Papa Francesco, che cosa e come può cambiare anche il giornale sull'esempio, sullo stile che sta portando Papa Francesco? Ma il giornale in generale o il giornale della Santa Sede? In generale come media, ma anche l'Osservatore Romano, che è l'organo ufficiale della Santa Sede. Beh, il giornale in generale può cambiare, nel senso che dovrebbe meglio rappresentare e interpretare quello che è la vita ordinaria, la vita comune, non solo le cose straordinarie e le cose cattive, ma anche le buone notizie, cioè entrare finalmente dentro quello che di buono c'è al mondo,
perché standoci tanta sofferenza ci vuole altrettanta speranza per poter vivere e vivere meglio di quanto riusciamo a fare. Il giornale della Santa Sede, sull'esempio di Francesco, può cambiare in maniera straordinaria, perché può portare la voce dei poveri dentro i palazzi che contano, dentro i circuiti mediatici che contano, e quindi risvegliare l'attenzione al valore delle persone in se stesse, a prescindere se hanno un reddito o se non ce l'hanno, se sono benestanti e se non lo sono, perché tutti siamo fratelli, tutti siamo figli di Dio. Questo principio di uguaglianza e di gratitudine che dobbiamo a Dio lo dobbiamo quindi esplicitare nel rispetto e nell'attenzione per la vita di quelli che hanno meno. Quindi i giornali dovrebbero poter aiutare a sensibilizzare anche la politica e l'economia a svegliarsi, perché il degrado non sia mai più così largo e non colpisca e non umili più tante persone. Ecco, lei nel suo intervento ha detto che Papa Francesco è uno tosto. Non bisogna dimenticare che la sua formazione è una formazione da gesuita, e ha abbinato questo nome Francesco, quindi ecco, il suo messaggio è quello che da una formazione che conosciamo qual è quella dei gesuiti, ha messo vicino il nome di Francesco proprio nel senso di stare vicino ai più poveri. Ecco, questo connubio tra la formazione gesuita e lo stile di vita di Francesco. È una cosa molto naturale, nel senso che i gesuiti, nel nome stesso, che sono compagnia di Gesù, sono persone che si preparano molto per poter in maniera molto professionale vivere con tutta semplicità francescana il Vangelo. E quindi non dobbiamo dimenticarci che Francesco Papa è un gesuita, quindi si è formato nella spiritualità di Sant'Ignazio, che ha sempre voluto mettere al primo posto e al centro di tutti la gloria di Dio. Cioè, noi viviamo perché Dio ci ama tanto e ci ha voluto. Noi dobbiamo tutta la gratitudine a Lui, e nessuna cosa possiamo anteporre, come diceva poi San Benedetto, anteporre a Cristo. Ora, ogni buon cristiano dovrebbe poter fare nel suo ambito questa constatazione e questo esame della propria vita, cioè quanto spazio noi dedichiamo a Dio, quanto amore portiamo a Lui rispetto a quello che Dio sempre ci ha manifestato. Se noi ci confrontassimo sull'amore che otteniamo, che riceviamo gratuitamente, e su quelle che riusciamo a dare alle altre persone, probabilmente ci accorgiamo che è ora che ci svegliamo e che ci doniamo e doniamo più amore anche noi agli altri. Siamo con Gianni Valente, scrittore e biografo di Papa Francesco. Ci ha raccontato tanti aneddoti nel suo intervento. Ecco, ma cosa si porta dentro ogni volta che incontra Papa Francesco? Quello che diciamo rimane è sempre un senso di leggerezza e di gratitudine, appunto, la percezione di stare con una persona che vuole bene a te, al tuo destino, appunto, come dire, ha a cuore la tua salvezza e la tua felicità. Questa è la cosa che ti rimane addosso. Ecco, ma Papa Francesco l'hai conosciuto prima, ci hai raccontato in, sì, Argentina, e quindi con lui hai visitato anche la parte più povera dell'Argentina, sì, sì, sì. E adesso lo ritrovi come Papa. Ecco, questo suo stile di vita è uno stile pieno di significato, perché lui viene da una formazione di gesuiti e però applica la vita di San Francesco. Sì, sì, quello che c'è da dire è che è uno stile che appunto non ha niente di, come dire, di costruito, di ricercato, nessun tipo di posa. Lui tutto quello che fa è semplicemente perché corrisponde, aderisce alla sua persona, al suo modo di guardare le cose, alle cose che lo fanno contento, alle cose che lo infastidiscono. Tutto quello che in qualche modo emerge all'esterno è in qualche modo ha la sua sorgente nella sua esperienza di fede, e secondo me anche della sua
come dire, familiarità col mistero della Chiesa anche. Lui come primo viaggio domani sarà a Lampedusa. Sì. Significato molto profondo di questa scelta su Lampedusa. Certo, perché secondo me anche lì, lui secondo me dirà anche parole forti, no, che chiameranno in causa le responsabilità anche sociali, economiche, politiche di quello che succede, l'indifferenza con cui appunto questi nostri fratelli magari muoiono senza che nessuno neanche se ne accorga e quasi, vengono quasi percepiti semplicemente come un problema, no? Però poi allo stesso tempo sono convinto che abbraccerà quelli che potrà abbracciare ad uno, li guarderà ad uno negli occhi, perché appunto per lui toccare i poveri, quelli che si trovano in difficoltà, i malati, i prigionieri, è toccare la carne di Cristo, no? Toccare le piaghe di Cristo, questo lo sta dicendo sempre, quindi lui va lì con questo spirito e lui dice sempre, questo è un po' anche il cuore del mistero della carità cristiana, appunto, no? Chi si avvicina al povero può capitare che appunto in questo avvicinarsi, in questo incontrare il povero, si riaccenda anche nel cuore l'incontro con Cristo, insomma, e questo è in qualche modo l'orizzonte in cui avverrà anche il gesto di domani. Abbiamo sentito da padre Fortunato che il 4 ottobre sarà ad Assisi, quindi sul tema della pace, però nel mezzo ci sarà la giornata mondiale della gioventù in Sud America, quindi il primo ritorno di Papa Francesco in Sud America. Certo, sarà penso una cosa da seguire, interessante per tutte le cose che dirà, per l'accoglienza che troverà, perché chiaramente penso che tutta l'America Latina si mobiliterà per andarlo a incontrare. E per i discorsi che farà sia ai giovani sia ai vescovi latinoamericani, no? E in qualche modo tutto lo spirito anche di conversione pastorale che secondo me lui sta trasmettendo a tutta la Chiesa ha la sua radice nella sua esperienza di pastore dell'America Latina. Alcuni elementi in qualche modo di questo bisogno di uscire da se stessi, di farla finita con una Chiesa autoreferenziale erano presenti nel documento di Aparecida che era un documento di una riunione dei vescovi latinoamericani che praticamente lui aveva in buona parte contribuito a scrivere. Abbiamo sentito, ultima domanda, nel corso del convegno è un Papa da imitare. Sì. Ecco, forse anche nei piccoli gesti quotidiani di ognuno di noi. Da imitare secondo me sì, ma questo imitare mi piace pensarlo non come uno sforzo di adeguamento, ma come una, come dire, un'imitazione che nasce dall'attrazione. Uno viene, come dire, trova bello imitare Francesco perché vede che nell'imitare Francesco si allargano anche le possibilità di felicità e di letizia per tutti, non come quindi un'applicazione di un progetto ma proprio come quasi un innamoramento, un seguire qualcosa che ti attrae. Eleonora Bordonaro ha concluso questo convegno sui primi 100 giorni di Papa Francesco con una canzone sulla Madonna, una canzone popolare stupenda, hai strappato applausi dal pubblico presente. Ecco, come nasce in te intanto la passione per il canto popolare? Ricordiamo che ha cantato insieme al maestro Ambrogio Sparagna all'organetto, quindi è stato un momento bellissimo, molto denso, pieno di emozioni. Grazie. Dunque, la passione per il canto popolare è arrivata ad un certo momento della mia vita dopo che avevo sperimentato il canto nelle sue forme. All'inizio mi piaceva cantare, sperimentare la voce, provare. A un certo punto, e questo è assolutamente merito del maestro Ambrogio Sparagna, ho pensato che il canto fosse anche altro, cioè che il canto fosse uno strumento per esercitare la memoria collettiva e fosse il testo, cioè le parole che si dicono, che rappresentano sicuramente un'identità. E in questo percorso la mia voce è tornata a casa, perché ho cominciato a cantare in siciliano mentre prima cantavo in tutte le lingue, avendo una predisposizione per le lingue. E in questo viaggio verso la mia casa, cioè la mia lingua madre, il siciliano, ho incontrato dei testi bellissimi, uno dei quali abbiamo cantato oggi, che fanno parte delle raccolte di poesia popolare del 1800, cioè di Salomone Marino, di Pitre, di Vigo, che andavano in giro a raccogliere poesie nelle case, tra la gente, e che ce le hanno conservate, ce le hanno trasmesse e che ancora devono essere portate in questa società, ancora devono essere diffuse. Senti, il maestro Sparagna ha raccontato al termine del convegno la sua esperienza quando ha incontrato Papa Francesco. C'eri anche tu?
No, quella volta non c'ero. Quella volta non c'ero, erano dei musicisti e poi tutti i bambini di cui lui ha parlato. Ecco, cosa vi ha raccontato a voi il maestro Sparagna di questa esperienza fatta con questi bambini davanti al Papa? Lui la ricorderà per sempre come una giornata meravigliosa, molto stancante, ma assolutamente una delle giornate fondanti della sua vita. Lui dice: sono 40 anni che io faccio questo lavoro e lo faccio anche per questo, lo faccio anche perché questo è il punto conclusivo di quello che sto facendo, perché per il maestro Sparagna, e posso dire anche per me, con le dovute differenze, la musica è comunità in primo luogo. E lui ha questo talento straordinario nel creare una comunità attorno a sé, cioè la musica popolare non solo racconta di se stesso, cioè di come essere umano, ma racconta di una società, di un gruppo, di una comunità che ancora condivide delle visioni. Tant'è che quando noi cantiamo queste canzoni da tutte le parti si sente questa unicità. Quando andiamo in tournée dalla Russia a Baghdad, dalla Spagna alla Francia, c'è questa, come dire, percezione del pubblico di qualche cosa di vero che noi condividiamo e che condividono anche loro. Bene, ringraziamo Eleonora Bordonaro, complimenti ancora per la splendida voce, e dalla parrocchia di Santa Maria della Misericordia di Itri la linea torna allo studio. E ritorniamo in studio a Cori, il bosco di Cori avvelenato con l'Eternit. Ignoti hanno sotterrato tra località Abboccatora e località Le Prata diverse lastre del pericoloso materiale contenente amianto, un tempo impiegato per le coperture. Al termine di un sentiero facilmente percorribile in una radura è stato ricoperto con un po' di terra quel materiale inquinante, fortemente deteriorato e per tale ragione ancora più dannoso. A scoprire questa piccola discarica abusiva sono stati gli escursionisti. E rimaniamo in tema di lastre internet. Anche a Minturno, nei pressi di una discarica abusiva sorta tra località Dogana e località Fontana Perrelli, sono state rinvenute numerose lastre di Ethernet, circa 30. Ignoti le hanno abbandonate proprio in mezzo alla strada serrata che ne occludono oltremodo il passaggio che conduce nei fondi agricoli dei dintorni. A scoprire la catasta è stato un passante. A Fondi, un incidente tra tre auto si è verificato domenica mattina intorno alle 9 presso la località Salto di Fondi. 6 sono stati i feriti totali. Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia Stradale, a causare l'incidente sarebbe stata una 60enne di origini napoletane che viaggiava in direzione Terracina a bordo di una Dacia Sandero. La donna poi ricoverata in eliambulanza Licot di Latina all'altezza del camping Settebello avrebbe improvvisamente effettuato una inversione ad U per entrare in una strada secondaria, venendo però colpita da una Fiat Multipla con a bordo una famiglia di Artena che sopravveniva e quindi diretta in direzione Sperlonga. Inevitabile lo scontro con la Dacia, che è poi tornata sulla propria corsia centrando una Opel Corsa condotta da un uomo di Terracina. Sempre a Fondi, il 14 luglio, nell'ambito del quinto Memorial Federico Rizzi, ci sarà la fiaccolata in memoria delle vittime della strada con la posa e benedizioni delle croci. Come da programma, il corteo con la fiaccolata partirà dalla chiesa di San Paolo Apostolo in Fondi per arrivare fino alla chiesa di San Francesco in piazza 4 Novembre. Certi della sensibilità, si invitano tutti a partecipare a questo particolare momento dedicato alle vittime della strada. Inoltre, chiunque avesse il desiderio di ricordare un proprio caro, anch'egli vittima della strada, può far recapitare una foto all'associazione Federico Rizzi. A Gaeta, domenica 7 luglio, sulla spiaggia di Sant'Agostino è stato approntato un blitz effettuato congiuntamente
dalla Polizia Provinciale e dalla Guardia Costiera. Sono stati effettuati controlli a tappeto sulle attività balneari presenti, fra la rabbia degli operatori a causa anche quest'anno dell'assenza del piano spiagge che regolarizzi le situazioni presenti. Svariate contravvenzioni sono state effettuate anche a chi aveva parcheggiato i propri mezzi a due ruote sul marciapiede che affaccia sulla spiaggia. Nel corso della giornata, inoltre, le unità navali della Guardia Costiera di Gaeta, durante l'attività di vigilanza, hanno fermato due unità da diporto che non erano in regola con le norme sulla sicurezza della navigazione. Ad Itri, domenica 7 luglio, si è verificato un incidente sulla statale Appia nel tratto Itri-Formia all'altezza del ponte della ferrovia, nei pressi del bivio per la nota struttura Playoff. Intorno alle 17.45 due autovetture, una Micra Nissan e una Suzuki, venivano in collisione proprio nella doppia curva sotto il ponte sul quale transitano i convogli della Roma-Napoli via Formia. Forse la pioggia che in quel momento stava cadendo sulla zona ha contribuito a provocare l'impatto, la cui responsabilità dovranno accertare le forze dell'ordine intervenute. Tempestivo intanto è stato l'intervento delle ambulanze del 118 che hanno provveduto a trasportare presso il pronto soccorso dell'ospedale Dono Svizzero di Formia i conducenti delle due autovetture. Non è la prima volta, hanno dichiarato i passanti, che in quel tratto di strada e precisamente nei pressi del ponte ferroviario si verificano incidenti. Sta di fatto che a una segnalazione stradale adeguata potrebbe aiutare maggiore attenzione, quindi potrebbe aiutare quindi i passanti ad avere una maggiore attenzione per chi transita appunto su quel tratto di strada e quindi creare maggior sicurezza per chi abita nei dintorni. A Minturno il Comune, in collaborazione con l'Associazione Culturale Contadina, organizza la festa della famiglia. L'evento, che gode del patrocinio della Regione Lazio e della provincia di Latina, si terrà venerdì 12 luglio alle ore 20.30 presso il Parco Recillo sul lungomare di Scauri. Per l'occasione, nel Parco dei Bambini si svolgeranno diverse attività ludiche, fra queste teatro di burattini, baby dance, balli di gruppo e altro. Seguirà degustazione di prodotti tipici. Ancora a Minturno, il Comitato Dragut e Italia Nostra organizzano per il 20 e 24 luglio 2013 un tour archeologico tra Minturno e il centro storico. Le due giornate saranno guidate dalla storica dell'arte Stefania De Vita, che introdurrà i visitatori il 20 luglio alle ore 17 nel comprensorio archeologico dell'antica città romana e sul ponte borbonico, mentre il 24 luglio alle ore 18 nel borgo medievale, dove si visiterà il castello baronale e la cattedrale di San Pietro Apostolo. Il costo del biglietto è riferito al solo ingresso all'area archeologica e sarà intero 5 euro, ridotto 2,50 euro. Per informazioni basta telefonare al numero 328-8299-276. E ritorniamo a Fondi. Il 7 luglio un militare della stazione Carabinieri di Monte San Biagio, libero dal servizio, ha tratto in arresto un cittadino indiano. Si tratta di SJ, 24enne, sorpreso subito dopo aver ceduto una dose di eroina ad un giovane assuntore. La successiva perquisizione eseguita presso il domicilio del suddetto ha consentito di rinvenire altre due dosi di analoga sostanza, la somma in contanti di 850 euro, ritenuta provento di spaccio e quindi ulteriore materiale atto al confezionamento delle dosi. L'arrestato è stato trasferito in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo. L'ultima notizia da Gaeta: un cinquantenne originario di Piedimonte Matese ha rischiato di morire per la puntura di una rana pescatrice. È successo proprio a Gaeta, dove si trovava in vacanza per trascorrere le ferie estive sul litorale insieme alla famiglia. L'uomo qualche giorno fa si recò presso il mercato del pesce di Gaeta, dove comprò una cassetta di pesce fresco.
Il 50enne ignaro del pericolo ha toccato una rana pescatrice appartenente alla famiglia degli scorfani, non notando l'aculeo presente sul dorso che gli si conficcò nella mano. La reazione fu immediata, il turista avvertì subito un dolore lancinante da cui sono comparsi i primi sintomi di shock anafilattico, mentre la mano si gonfiò fino a diventare di colore bluastro. È stato solo per un caso fortunato che il 50enne è riuscito ad evitare il peggio. Grazie ad un pescatore di Gaeta, infatti, lo stesso, notata la reazione oltremodo violenta, l'uomo ha subito capito di cosa si trattasse e immediatamente ha allertato il 118. Giunto al pronto soccorso e grazie al racconto del pescatore che si era interessato, i medici sono potuti intervenire tempestivamente e dopo 12 ore di osservazione il turista è ritornato a casa sano e salvo. Una storia veramente significativa per il turista cinquantenne che certamente non dimenticherà. Mentre un forte applauso va sicuramente al pescatore che in questa storia si è meritato sicuramente un riconoscimento per la proficua azione. È tutto per questa edizione del notiziario di oggi. Come sempre grazie per averci seguito. L'appuntamento è come sempre a più tardi. Arrivederci.